Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Ho appena investito 1400 euro, quindi praticamente tutto il mio ultimo stipendio in Ethereum. Mi sono quindi portato a casa 4 Ethereum al prezzo corrente e in questo video voglio raccontarti perché ho fatto questa mossa, forse un po' azzardata, però che secondo me valeva la pena di provare. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come al solito, prima di cominciare, il solito disclaimer: io sono un tecnico informatico e non un promotore finanziario e questo video non vuole costituire in alcun modo un consiglio o un invito all'investimento. Questa è la mia personalissima opinione, fate le vostre ricerche, le vostre valutazioni prima di investire. Ciò premesso, come dicevo, io personalmente ho appena fatto un investimento in Ethereum, ho investito tutto quello che potevo permettermi in questo specifico momento e se avessi potuto in realtà avrei investito anche qualcosa di più. Perché l'ho fatto? Beh, ci sono una serie di elementi che mi fanno pensare che Ethereum nei prossimi mesi potrebbe veramente pompare moltissimo, addirittura anche più dello stesso Bitcoin. So già che tutti i massimalisti in ascolto saranno storcendo il naso, però secondo me ci sono dei buoni elementi che mi fanno affermare questo. Innanzitutto partiamo sicuramente dall'utilizzo di Ethereum. In questo momento il movimento DeFi sta pompando più di qualsiasi altra cosa. Il movimento quindi della finanza decentralizzata, nella quale ci sono dei prestiti tra le persone senza bisogno dell'intermediazione bancaria, stanno pompando tantissimo. L'ultimo dato aggiornato nel momento in cui registro questo video è che ci sono circa 13 miliardi di dollari in circolazione sulla piattaforma DeFi. Si tratta sicuramente di un numero relativamente piccolo se confrontato con tutto quello che circola attorno all'economia reale, ma si tratta di un numero che è veramente esploso nel corso degli ultimi anni e se guardiamo il grafico si vede veramente che c'è un'impennata e probabilmente già nel corso dei prossimi mesi questi 13 miliardi di cui parlo oggi saranno superati e surclassati anche di moltissimo. Quindi c'è un reale utilizzo di Ethereum. Chiaramente in queste piattaforme in questo momento Uniswap è quello che lo fa da padrone, però chiaramente Uniswap viaggia su rete Ethereum e ci sono tantissimi altri progetti che già sono stati lanciati o che verranno lanciati nei prossimi mesi che utilizzeranno sicuramente la piattaforma Ethereum per entrare in circolazione e immettersi sul mercato in modo molto rapido. Quindi c'è una reale adozione di Ethereum per il movimento DeFi che lo rende realmente utile e interessante ed utilizzato sul mercato e nella vita reale. Quindi non è qualcosa di fantasioso come poteva essere solo qualche anno addietro, ma è qualcosa di pratico e che veramente vediamo utilizzato sui mercati già oggi. Il motivo numero due per cui credo che Ethereum sia molto interessante in questo momento è che anche lo stesso Bitcoin sta pompando. Siamo probabilmente all'inizio di una nuova bull run e non mi stupirei se dovessimo presto arrivare già nel corso del 2021 vicini oppure addirittura superare i livelli del 2017. In realtà personalmente mi aspetto che sia una bull run molto diversa da quella che abbiamo visto nel 2017. Sicuramente ci saranno alcune altcoin che faranno molto bene, però mi aspetto che siano soprattutto le big, quelle già consolidate, a pompare tantissimo. Tra queste sicuramente l'ottimo Bitcoin, che è una riserva di valore, ha tutte le caratteristiche, l'abbiamo già detto moltissime volte, sono cose che ben non sanno le persone che seguono le criptovalute, che ha tutte le caratteristiche per ad esempio classificarsi come il nuovo oro, però di nuovo Ethereum si metterà sicuramente in scia per diversi motivi. Innanzitutto ci sono già tutti i motivi legati al DeFi che abbiamo già visto, però c'è anche semplicemente il fatto che quando Bitcoin vola anche tutte le altre criptovalute tendono a crescere, proprio perché ad esempio le persone sono impaurite dal fatto che Bitcoin costi tantissimo per ogni singolo pezzo e quindi cercano qualcosa di meno costoso per ogni singola moneta. In questo contesto sicuramente Ethereum, che è la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione, tirerà e seguirà Bitcoin alla crescita. Quindi c'è anche un motivo fisiologico e di mercato, anche semplicemente speculativo, per cui potrebbe essere interessante Ethereum.
Il terzo motivo si divide in due e si chiama staking, ovvero Ethereum in questo momento è una criptovaluta basata sul sistema Proof of Work, ovvero ci sono gli ASIC e le GPU che vengono utilizzate dagli appassionati per mettere in sicurezza la rete e ottenere in premio i nuovi Ethereum, però questi macchinini, come sappiamo, consumano tantissima energia. Nel corso del 2021 probabilmente però Ethereum passerà alla modalità Proof of Stake, ovvero una nuova modalità tramite quale non sarà più necessario acquistare questi costosissimi ASIC oppure ottimizzare i consumi delle GPU per mettere in sicurezza la rete Ethereum e ottenere un premio, ma basterà semplicemente possedere una determinata quantità di Ethereum per mettersi e proporsi come validatori e ottenere così il premio. Ora, per diventare un validatore sulla nuova rete Proof of Stake di Ethereum saranno necessari 32 Ethereum, che sono sicuramente un numero accessibile per molte persone. Per quanto mi riguarda sono un po' troppo alti, non credo che ci arriverò mai, però sarà sicuramente un'opportunità molto interessante per tutti. Innanzitutto, per chi già possiede 32 Ethereum, beh, complimenti, perché sebbene non si sappia ancora quale sarà esattamente il premio che verrà riconosciuto e quale sarà l'interesse, sono circolati alcuni numeri non ufficiali che sono veramente interessanti. Quindi si parla addirittura di un guadagno del circa il 10%, soprattutto nei primi tempi, che con 32 Ethereum in staking potrebbe portare ad avere un altro piccolissimo stipendio ogni mese. Quindi complimenti a tutti voi in ascolto che avete 32 Ethereum a disposizione e vorrete eventualmente configurarvi un sistema per fare da validatore. Complimenti, c'è un'ottima possibilità di guadagno per voi. Per tutti gli altri, per tutti i piccoli investitori invece come me, credo che ci sarà un'ottima opportunità, perché ci sarà una impennata di domanda di Ethereum per le persone che magari in questo momento ne hanno 20, 25, quindi vedono possibile arrivare a 32 per poter diventare validatori e quindi cominceranno ad acquistare monete semplicemente con l'intento di arrivare a 32 Ethereum e poter diventare validatori. Che cosa significa? Che tutta questa domanda di acquisto farà inesorabilmente crescere il prezzo e quindi chi anche come noi magari ha pochi Ethereum a disposizione potrà eventualmente decidere di venderli, probabilmente con un ottimo markup rispetto a quello al prezzo a cui li abbiamo comprati quest'oggi. Quindi c'è un'ottima opportunità speculativa. Bene, da Zane di Turbla.it è tutto, fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi delle argomentazioni che ti ho portato, se credi che vi ho detto un sacco di sciocchezze, se credi che invece Ethereum andrà a zero, se invece ti aspetti che papapam to the moon crescerà moltissimo nei prossimi mesi. Fammi sapere tutti i tuoi pensieri nei commenti qua sotto. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!